Vivo Salute di Nicoletta Carbone. La salute del cuore si legge dagli occhi, o meglio dalla retina. I ricercatori della St. George University di Londra hanno dimostrato che l'imaging retinico, le scansioni della rete di vene e arterie della retina, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, può anche essere utilizzato per fare diagnosi di malattie cardiovascolari. In linea con noi oggi il professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e ordinario di oftalmologia. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professore, che cosa dice questo studio? Ma lo studio dice qualcosa che in fondo noi sappiamo da sempre, cioè che osservando il fondo oculare, che è l'unico distretto dell'organismo in cui il medico può vedere i vasi di piccolo calibro in vivo. Questa è una prerogativa esclusiva del fondo oculare, che proprio come tale consente di avere informazioni su tantissime malattie dell'uomo. È chiaro che le informazioni possono essere ottenute, ma non si deve fare poi di ogni erba un fascio. Intendo dire, non è che si possa affermare che da questo momento in avanti, guardando il fondo oculare, noi possiamo evitare di fare altri tipi di indagini che viceversa il cardiologo considera ovviamente indispensabili. È un qualcosa in più, è un'informazione in più che è sicuramente utile e che in fondo conoscevamo da tanto tempo. Il merito degli autori inglesi è quello di averlo dimostrato con uno studio ben condotto, ben fatto, pubblicato su un'ottima rivista come il British Journal of Ophthalmology. Quali altre malattie, professor Bandello, si possono diagnosticare dall'osservazione del fondo oculare? Beh, diciamo, il fondo oculare è il distretto in cui si manifesta la retinopatia diabetica, per esempio il diabete mellito, che è questa malattia caratterizzata da un accumulo di zucchero nel sangue, produce cronicamente, cioè dopo molti anni di malattia, peggio se è una malattia mal controllata, produce delle alterazioni del fondo oculare, e osservando il fondo oculare è possibile rilevare queste alterazioni, stadiare la retinopatia e poi eventualmente fare delle terapie utili a evitare che la retinopatia porti a gravi danni. Lo stesso discorso vale per l'ipertensione arteriosa. Anche l'ipertensione arteriosa altera i vasi retinici dopo un certo periodo di tempo che si è instaurata, e guardando il fondo oculare a noi oculisti è dato di vedere se l'ipertensione è un'ipertensione maligna, se è un'ipertensione invece non così drammatica, se ci sono delle alterazioni croniche o delle alterazioni acute. Grazie professor Bandello per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, grazie. Bene, per oggi è tutto. Continua sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute il nostro speciale cervello, la parola alla ricerca. Oggi parliamo di Parkinson. Intanto vi lascio a Melog e vi auguro un buon ascolto. Un saluto da Nicoletta.